Presto il posto fisso potrebbe non essere più una chimera per circa 200 lavoratori del nostro territorio, grazie a oltre 1.300.000 euro di risorse stanziate dalla provincia di Ancona per incentivare le assunzioni da parte delle piccole e medie imprese. Il provvedimento prevede un contributo di 7.000 euro per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato o per la stabilizzazione di lavoratori che abbiano in essere contratti atipici da almeno 3 mesi con la stessa impresa. Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi, il contributo è di 2.000 euro. Ma non basta, l'ammontare del contributo può crescere del 30% in caso di assunzione di lavoratori disabili, in aggiunta alla quota di collocamento obbligatorio, e del 10% in caso di assunzione di persone di età superiore ai 45 anni o donne. Ogni singola impresa può beneficiare del contributo fino ad un massimo di 5 assunzioni o stabilizzazioni. Abbiamo bisogno in questa fase della vita sociale ed economica di poter dare prospettive e stabilità soprattutto ai giovani, anche in relazione al loro tipo di vita che vorranno costruire. La precarietà porta con sé anche la precarietà dell'acquisto di una casa o del metter su famiglia. Ecco, diciamo che abbiamo guardato questo tipo di obiettivo quando abbiamo pensato a una buona occupabilità, piena occupazione ma anche stabilità. L'avviso pubblico è già disponibile nelle sedi dei centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano ed è scaricabile sul sito www.istruzioneformazionelavoro.it. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 31 maggio 2013.